Bentornati su Veggie Channel, anche oggi una nuova intervista per affrontare un tema molto delicato, molto toccante, affrontato nel nuovo numero di Terra Nuova e sto parlando del fine vita dei nostri animali, un tema che sinceramente viene troppo poco affrontato, forse mai affrontato e qui con noi c'è Stefano Cattinelli, veterinario omeopata e autore anche dell'Ultimo Dono, quindi questo meraviglioso, mi sento già di dire, libro edito da Terra Nuova. Stefano, benvenuto. Grazie dell'invito, Isabella, grazie. Mi è arrivato questo tuo libro appunto un paio di Sono giorni contento. fa, sono già a metà e stavo pensando prima a una parola, a un aggettivo che mi permettesse di identificare il tuo libro e mi è venuta in mente questa parola, accogliente. Leggendo queste testimonianze di chi ha vissuto questo particolare momento, ci si sente accolti e confortati, ecco, perché in tanti di noi c'è l'impronta di questo momento. E quindi io ti chiedo subito, Stefano, come mai tu da veterinario sei arrivato ad occuparti di questo momento così delicato? Sono sempre stato parte di quello che capitava alla persona, al suo animale. Gli animali hanno un ciclo di vita relativamente breve e quindi come veterinario io li vedo nascere, li faccio crescere, cioè diventano parte anche della mia vita, no? Non della mia famiglia, ma comunque della mia esperienza, visto che ho scelto di fare il veterinario, insomma, lo faccio quotidianamente. E allora io non capivo perché ero io che dovevo poi alla fine praticare, no? Quell'atto, l'eutanasia, che in qualche modo poneva fine alla vita degli animali. E allora mi sono chiesto se c'era altre possibilità. Poi già all'università avevo fatto la scelta di non mangiare carne, venivano toccate proprio la mia anima, no? La mia sensibilità. E quindi io ho iniziato a proporre un percorso diverso. E da lì, diciamo ancora 25 anni fa, anche più, ho iniziato a sperimentare questo nuovo tipo di approccio che è l'accompagnamento empatico, con ovviamente mettendo il focus sul dolore, quindi sulla sofferenza animale, no? Perché sennò non sarebbe stata una proposta che stava in piedi. E quindi con tutto quello che comporta le cure palliative, poi nel corso della mia professione ho approfondito anche altri temi, ovviamente, no? Come dicevi tu, l'omeopatia, piuttosto che i fiori di Bach, tutti quegli aspetti della medicina, dell'approccio al paziente, che in qualche modo fanno vedere proprio il medico il paziente in maniera diversa, ecco, non soltanto la malattia, ma proprio il paziente. E quindi come paziente sono maggiormente entrato anche nella relazione che la persona aveva con il suo animale. E quindi mi sono immedesimato, no? Poi, ovviamente avendo animali, anch'io mi sono trovato di fronte al punto di fare o non fare l'eutanasia e cosa fare, no? Con i miei animali. Com'è l'approccio quando tu dici io mi occupo di fine vita in modo completamente diverso rispetto, penso, a una percentuale altissima, no, di tutti gli Altissimo, altri? sì. Qual è l'impatto tra le persone e tra i tuoi colleghi? E sai, un tema come giustamente mi facevi notare te, molto difficile da affrontare, l'università non l'affronta. Adesso un po', diciamo, dopo il Covid, per gli esseri umani sono nati dei percorsi che avvicinano le persone alla morte, però in veterinaria poco, niente, no? Adesso un pochettino. Perché? Perché devi prendere in considerazione anche le difficoltà umane di chi è il punto di riferimento esistenziale dell'animale. Cioè, noi veterinari abbiamo un ruolo che non è quello di sostituirci alla persona, ma è quello più che altro di stare a fianco alla persona, no? Di sostenerla e di farle superare anche le sue difficoltà. Ma per quello prima ti parlavo del dolore, perché non possiamo non prendere in considerazione anche il dolore della persona e quanto questo dolore e il ruolo che l'animale ha nella vita della persona influisce sul processo, no? Quindi cure palliative che si muovono a vari livelli per È facilitare il processo. un'offrenda sentire un medico che dica io mi prendo a cuore del dolore della persona. È una cosa veramente rara. Ma sai, è una dimensione umana, banalmente umana, perché non mi pongo sopra. Per primi noi viviamo con un animale, per primi noi siamo esseri umani che sperimentiamo il dolore. E quindi in realtà è una guarigione anche per noi. Cioè per me, professionalmente, accompagnare gli animali diventa una guarigione e in questo senso diventa qualcosa di estremamente bello. Vorrei rubarti, a noi piacciono sempre i consigli pratici, alcuni suggerimenti su come affrontare questo momento. Primo consiglio è prepararsi per tempo, ma questo vuol dire anche trovare un veterinario, perché magari sono rari, come dicevi te, però ce ne sono, iniziano ad esserci. Guarda, adesso noi facciamo un corso, faremo un corso con alcuni animali, con l'associazione che ho fondato, proprio per formare le persone sia medici veterinari che persone che desiderano diventare operatori olistici, no?
accompagnamento. Il secondo consiglio è trovare un veterinario che appoggi le scelte, che non rendi conto, perché sennò diventa ancora più difficile. In generale, per chi non l'ha mai sperimentato, è una strada un po' in salita. Se si trovano alleati in questo senso che aiutano, io penso che sia qualcosa di E molto questo è utile anche per tutto il percorso comunque di vita del nostro animale, avere sempre un medico che sia rispettoso. Questo fatto qui, che si rimette in mano alla persona che vive con l'animale, le scelte, anche terapeutiche, e quindi che è lui che sceglie il veterinario, è lui che sceglie il medico anche, no? In questo momento storico veramente viviamo una destabilizzazione troppo complessa anche per noi stessi, per la nostra salute, di verità che poi durano una settimana e quindi viene ridato alla persona il potere della scelta. Io sempre personalmente non mi sono mai posto di essere contrario all'eutanasia. Cioè non è una presa di posizione, secondo me, sensata, proprio perché la si cala, fra l'altro, in una realtà dove gli animali non sanno né cos'è l'eutanasia né cos'è l'accompagnamento. Loro sono in contatto con la loro energia vitale, no? Con la vita in loro che piano piano si spegne e quindi non è che devono, gli viene richiesta di prendere posizione, no? Su favorevole o contrario. Quindi neanch'io mi pongo nella dimensione animale, neanch'io non prendo posizione. Però è importante acquisire informazioni. Quindi, primo consiglio, informarsi per tempo, due, trovare il professionista olistico. Una volta che abbiamo trovato il professionista giusto, cosa vuol dire accompagnare in questo modo il fine vita? In questo libro io porto il contributo delle costellazioni sistemico familiari, che sono un contributo, diciamo, sicuramente originale nel campo della relazione con gli animali, molto meno e abbastanza conosciuto nell'esperienza tra le persone, anche con le aziende. La parola sistemica vuol dire che si va verso un tipo di percezione che tende ad allargarsi, no? Che tende a comprendere sempre più realtà contemporaneamente. E quindi ci sono io. E c'è l'animale, però c'è anche il senso che l'animale ha nella mia vita, quando è arrivato. Sono momenti in cui l'autoriflessione, l'autocoscienza della relazione ci permette di E vivere quindi, questo tipo scusami, di è il esperienza. veterinario in questo che va a stimolare una riflessione. Faccio sempre tanti esempi, e soprattutto in questo libro, dopo la metà, proprio perché le persone si possono identificare in storie già vissute, già accadute, che in parte vedono che attraverso l'esempio possono superare le proprie difficoltà. Un'altra cosa che adesso mi viene in mente è con Armonia Animali, con questa associazione di cui sono cofondatore, noi organizziamo 3 volte all'anno dei percorsi online e si chiama Amici Fino in Fondo e nasce proprio come spazio di approfondimento e di confronto su questo tema. Noi stiamo parlando di come preparare noi a questo momento. Invece Sì. il nostro amico a quattro zampe, che quindi sicuramente è portatore di una sofferenza, come viene accompagnato in modo dolce? Si parte sempre da un tipo di percezione sistemica. Quindi noi non siamo separati dal nostro animale. Questa è la prima riflessione che viene incontro. Quindi il nostro dolore e la nostra difficoltà e le scelte che noi facciamo incidono sulla sequenza degli eventi. E quindi c'è ovviamente la presa in carico, no, da parte del professionista di tutte le difficoltà che l'animale può vivere con consigli pratici e con farmaci palliativi, cure palliative, che tolgono il dolore, che Ecco, modulano ci sono quindi l'infiammazione. farmaci palliativi che possono essere dati. Farmaci chimici classici, antidolorifici e fino ai morfinici esistono e poi tutti i rimedi omeopatici per il professionista che li conosce. Ci sono tanti strumenti per interagire. Io rimando ovviamente a tutti questi splendidi approfondimenti sull'articolo su Terra Nuova, sull'ultimo dono, questo delizioso libro e altri riferimenti, Stefano, che puoi regalare ai nostri ascoltatori. C'è il sito www.armoniaanimali.com che fra l'altro c'è anche una serie di professionisti che fanno accompagnamento perché è una rete, non Meraviglioso, soltanto quindi proponi possiamo il libro. attingere e cercare lì professionista Sì. sul nostro territorio. Stefano, grazie mille, io Grazie ringrazio a tutti te, quanti grazie voi e alla prossima intervista sempre su Veggie Channel.